Buongiorno a tutti quanti, io sono a Senigallia, sono qui in realtà ormai da martedì scorso e oggi è lunedì, quindi sono quasi una settimana che sono venuta al mare e volevo riprendervi oggi questa giornata per portarvi un pochettino con me, una giornata un po' diversa rispetto insomma a quelle classiche della mia routine e quindi insomma portarvi un po' con me. Io comunque in questi giorni ho un po' lavorato, comunque mi sono portata il PC e tutte quante le mie cosine, infatti adesso che sono quasi le 9:30 ho un controllo con una cliente che è appena partita con il programma e quindi prendiamo le misure assieme adesso. Ho già fatto il controllo con la cliente, è passato circa 40 minuti, abbiamo preso le misure insieme, oggi era là, abbiamo appena iniziato il percorso quindi tra un po' vedremo i vari risultati. Adesso andiamo in spiaggia e finalmente è uscito un po' di sole perché in questi giorni è stato veramente bruttissimo. Ieri sono venuti a trovarmi il mio ragazzo e un'altra coppia, è stata una delle giornate più belle degli ultimi tempi, davvero pazzesco. Abbiamo fatto 3 partite a pallavolo, beach volley, distrutta, basket, 2 bagni, passeggiatore, ma bellissimo, davvero. Davvero bello, oggi sono distrutta però e niente, vabbè, oggi vi porto un po' com'è, saremo io e mamma, quindi ora ci andiamo a mettere in costume. Siamo al giorno dopo, ci stiamo pulendo tutta casa, tra poco si parte, un po' mi dispiace perché è solo una settimana comunque pochino, però non stando qui comunque con il mio ragazzo, gli altri miei amici, sento la differenza, ecco, e poi mi manca tantissimo Yuki, quindi niente. Ora vi faccio fare un velocissimo tour della casa. Cioè, ho appena scoperto questa cosa, ma sono più tonda. Cioè, sembra tipo come la GoPro. No, vabbè. Ma meglio, molto meglio. Bene, allora siamo il giorno dopo ancora perché ieri non ho più ripreso. Sono quasi le 11, ho iniziato a lavorare verso le 9:30, che ho avuto 2 appuntamenti, adesso ce ne ho un altro e poi un altro ancora e si arriva quindi verso ora di pranzo. E poi dopo mi allenerò probabilmente oggi pomeriggio con calma adesso perché poi ho un appuntamento anche nel pomeriggio. Comunque sono tornata dal mare e devo mettere a posto tutto quanto. Cioè, che palle. Tipo, se facessi così. Ui, ciao bimba. Ui, ciao. È tutta blu. Ah, perché voi non lo sapete, amici di YouTube. Gli amici di Instagram lo sanno. Questa pupa è sterilizzata. Ed è stato un trauma. È stata per 2 giorni, anche 3. Rincoglionitissima. Poi tipo per una settimana comunque si è molto isolata. Aia. Ah, ah. Si faceva molto gli affari suoi e mi sentivo troppo in colpa. Quindi qua è ancora un po' blu. Aia, aia, ma sei impazzita? Oddio. Fai vedere che sei blu. Non mi mordere.
Vabbè, era molto più blu prima. E poverina, la sterilizzazione è stata davvero tosta. E ero anche abbastanza incavolata, però adesso per fortuna si è ripresa. Che ci vediamo dopo per il pranzo. Comunque, stando a Bologna io davvero esco pochissimo, perché non, è troppo caldo e non... cioè, al mare, vai al mare, poi ti rinfreschi, c'è comunque più aria, si sta meglio. E a Bologna no, non è che... cioè, l'unica cosa è andare dentro i negozi, però ci devi arrivare ai negozi. E poi tutti quei cambi di temperatura assurdi, no, no, no. Cioè, quindi io sto davvero tutto il giorno in casa, esco la sera si esce più o meno più volentieri, si tira anche un po' più di aria, e comunque si va a casa di amici, non è che ci mettiamo proprio a girare perché fa veramente caldo. Quindi per me stare a Bologna è davvero una sofferenza. Fino a un po' di anni fa, quando ero piccolina, stavo 3 mesi al mare, avevamo la casa e tutto quanto. Poi ovviamente crescendo è diminuito il tempo, e adesso una settimana scarsa è davvero brutto. Però vabbè, insomma, magari tornerò a fare insomma, anche nei weekend, si va un po' da qualche parte con gli amici, magari fiume o comunque mare, insomma si cerca di fare qualcosa per rinfrescarsi. Comunque dai, ho preso un bel po' di sole. Minchia. Mi piace questo colore, peccato che dura pochissimo. Questo comunque è il segno del costume. Questa è tutta la mia abbronzatura nel suo splendore. Sono un po' di giorni che non registro e sono successe un po' di cose. Ovviamente mi sono ammalata, ho preso la febbre, partito tutto con mal di gola per 2 giorni, poi è partita la febbre, un massimo di 38 una notte che ho preso la tachipirina. L'ho presa solo una volta però. Comunque appena mi sono svegliata una mattina con 37 ho detto bene, andiamo a fare il tampone. Ho chiamato subito la mia dottoressa e mi ha prenotato il tampone molecolare. Io pensavo di andare a fare quello rapido in farmacia, mi ero anche già informata, ho chiamato, costa 15 euro. Lei mi fa è più attendibile il molecolare e avrai ovviamente il giorno dopo il risultato. Niente, me l'ha prenotato tipo a 1 ora e mezza dalla nostra chiamata. Sono andata con mamma, è stato il mio primo tampone, pensavo di scamparmela in questa pandemia. E niente, mi hanno infilato il bagaglio su per il naso e la signora, l'infermiera, fortissima, ha fatto troppo ridere e mi fa: allora, io, oddio, se ti muovi ti farà male, ti darà molto fastidio. Se stai ferma non senti niente. E io, bene, starò immobile, manco respiro. Mi ha dato un attimo fastidio, però dura talmente un attimo che non fai neanche a tempo a notare il fastidio praticamente. E solo che appena mi ha tolto il bagaglio, il tampone, mi è venuta una lacrimona, perché è andata a stimolare evidentemente un po' le narici e mi è venuto da piangere. Ma in realtà solo un occhio mi ha pianto. Siamo andate a casa, ho passato più o meno 24 ore abbastanza in ansia. La mattina sono andata a vedere, negativo. Quindi è stata una banalissima influenza, alla quale ormai non siamo più abituati. Cioè adesso appena hai un po' di febbre hai paura possa essere il Covid o qualche variante, insomma. Quindi è andata tutto bene. Comunque io direi di concludere qua questo video. Grazie per essere stati con me. Se vi è piaciuto, spero di sì, spero di avervi tenuto un po' di compagnia in queste giornate afose. Quindi se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, anche un commento, perché sono cose che mi aiutano tanto per avere visibilità su YouTube. Niente, se avete piacere di seguirmi su Instagram e anche
su TikTok, ci sono tutti i link in descrizione. Sto cercando un po' anche di sbarcare su TikTok, anche se su TikTok bisogna seguire molti trend per avere, diciamo, successo, e magari certi trend sono un po' difficili oppure non sono proprio il massimo, vabbè. Niente, noi ci vediamo al prossimo video, io vi auguro una buona giornata in base a quando...